Vino Ciao, siamo qui con Cristian. Ciao, ciao Cristian. Questa sera assaggiamo un vino per voi favoloso. Piere Sauvignon di Vie di Romans. Vie di Romans è gestita dalla famiglia Gallo, leader in Italia per i vini bianchi. Siamo in Friuli e come abbonamento si tratta della Dolce Vita. Un Sauvignon in purezza da 13 gradi e mezzo. Andiamo, sono fremo. Non vedo l'ora. Beh, intanto direi un bel giallo paglierino intenso e direi che ci sono dei riflessi dorati, limpido, abbastanza consistente. Consistenza, okay. Consistenza ne ha. Molto bene. Andiamo a sentire un altro. Filo. Molto intenso questo vino, veramente molto. Basta. Abbastanza complesso, si sente tanto i profumi tipici del Sauvignon. Infatti, oserei dire che è un vino franco. Quando uno vuole bere un buon Sauvignon, deve bere questo Sauvignon di Vie di Romans. Molto fine, l'aromaticità del Sauvignon, come dicevo, è molto molto spiccata. Tantissimi fiori bianchi. Una nota anche di menta, sì, e un po' una nota anche tropicale, sì, ananas, una papaya, diciamo, molto molto caldo, sì. Mineralità spiccata. Chissà in bocca che cosa ci sì. Proporrà. Andiamo. Dai. Che meraviglia. Beh, direi che è intenso, persistente, un vino caldo, secco. Abbastanza morbido, cosa dici? Sì, sì, sì. Sì. Fine, intenso e persistente. Un vino che in bocca ritrova tutto quello che abbiamo detto. Abbiamo scritto, compresa questa mineralità meravigliosa e questa aromaticità. I vini di Vie di Romans sembrano, pare che facciano barrique, perché sono molto pieni, molto rotondi, ma invece sono tutti in acciaio e mi viene voglia di prodotto di pesce, qualche caprasanta gratinata o alla griglia. Insomma, direi 10-12 gradi, non troppo freddo, esatto. Merita davvero tantissimo. Amici di Made in Vino, Pier Sauvignon, Pier di Roma. Ciao!